Buonasera e benvenuti amici di Fanner qui alla Stella Azzurra, dove questa sera si affrontano Football 8 Roma Nord e Real Granella per l'incontro che vale per la quarta giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Mentre che le due squadre effettuano il saluto di rito e la scelta per il campo, andiamo a leggere le due rose con il Football 8 che si schiera con tra i pali il numero 1 Ortame, poi il 4 Albanesi, il 5 Borrelli, il 6 Brunetti, il numero 8 Eusebi, il numero 9 Moretti, il numero 15 Natalucci, il numero 3 Pompei, il 7 Ricci, Rossi con il numero 10, Tortosa con l'11 e il numero 13 per Trevisani. Mentre dall'altra parte il Real Granella porta al campo con il numero 1 Stancati, il 13 è Alesse, il numero 9 Angelucci, il 14 De Angeli, il numero 5 De Santis, il numero 16 De Seta, il numero 18 Fattori, il 2 Grego, il 12 Pitruzzella, l'11 Salvucci, Tiziano con il 7, Tranacere con il numero 10 e Tuzzi con il numero 4. Tutto pronto per l'inizio del match, sarà il Football 8 con i piedi di Moretti a dare il via al match. Tutto pronto, Moretti che va subito indietro su Eusebi. Eusebi che allarga verso Natalucci, ancora Eusebi. Va a giocare lungo la fascia di sinistra su Brunetti. Con la palla a cercare Natalucci, riesce a metterla giù a servire Eusebi che va a cercare Moretti. C'è la chiusura difensiva da parte di Tuzzi, però ancora il Football 8, palla al piede. Eusebi, Natalucci, riesce a recuperare la sfera a Tiziano che prova a partire in contropiede. Costretto a indietreggiare e tornare su un suo compagno lungo la fascia destra che sotto il pressing sbaglia il passaggio, la recupera Moretti. Moretti entra in area di rigore, Moretti subito dopo un minuto fa 1-0 approfittando dell'errore difensivo del Real Granella. Si sblocca subito quindi il match con il gol segnato dal numero 9 Moretti. Era il Real Granella che è obbligato subito a cercare di andare avanti per non rimanere bloccato a quota 2 punti in classifica. Ora Tuzzi lancia lunghissimo sulla destra, prova a rientrare, ma c'è l'ottima copertura difensiva da parte di Trevisani che può salire, ma è ancora il Real Granella con il possesso della palla. Poi la conclusione da parte del numero 16 De Seta che termina altissima. Ortame va a giocare sulla sinistra e ora Pompei, ora su Eusebi. Eusebi muove la sfera, sale, poi è costretto a rientrare e a giocare su Albanesi. Ancora il numero 3 Pompei che rischia, perde il pallone, la conclusione da parte dell'attaccante del Real Granella che termina alta. Conclusione tentata dal numero 9 Angelucci. Ora in avanti verso Moretti, chiusura di Tuzzi che va a giocare in avanti, poi palla che torna su Tuzzi, poggia sul suo compagno De Seta, poi sbaglia Stancati e concede un calcio d'angolo al Football 8. Il movimento in area di rigore, la palla è fuori su Eusebi che ricomincia indietro sul suo compagno, il numero 6 Brunetti, che va a giocare su Natalucci. Natalucci ha spazio, prova il destro, tentativo in scivolata che non si concretizza e palla che termina fuori, ancora l'errore da parte del portiere. La palla recuperata ancora una volta al Football 8 da Albanesi che conquista il secondo calcio d'angolo di questa partita. Palla fuori su Eusebi, Eusebi prova il destro, ribattuto. Ancora il contrasto, Eusebi che riesce a mantenere il possesso del pallone per un momento. E poi Real Granella a riconquistarlo con De Seta. Nel frattempo c'è stato un fallo su Tramacere, sarà quindi calcio di punizione per il Real Granella. Inizio molto sprint per i ragazzi del Football 8. Oltre a portarsi sull'1-0 hanno avuto anche due occasioni tra Tuzzi. Palla in avanti, c'è la chiusura di Pompei, Natalucci,
ancora a cercare Eusebi, ma riesce a recuperare il pallone il difensore del Real Granella che ottiene anche un fallo. Calcio di punizione, una posizione interessante. Due uomini sulla palla. Si tratta di Angelucci. Potrebbe andare con il destro. Nel frattempo Ortame mette tre uomini in barriera. Sarà proprio Angelucci. Anzi, no, rimane anche Tramacere che potrebbe andare con il sinistro, ma va Angelucci con il destro. Angelucci ci mette le mani Ortame. Ancora Real Granella che prova a giocare lungo l'out di destra con Salvucci che è chiuso in scivolata in rimessa laterale. Rimessa laterale da posizione molto interessante per il Real Granella, che vanno a cercare Tramacere. Eusebi di testa va a servire lo stesso numero 10, Tramacere, che va in avanti a cercare lo scambio. Palla che rimane su Angelucci. Non c'è fallo per i direttori di gara e può partire il contropiede del Football 8. Eusebi va a giocare su Natalucci, che va subito in avanti con la verticalizzazione a cercare l'autore dell'1-0 Moretti, che guadagna una rimessa laterale. Sarà lo stesso Natalucci a rimettere la palla in gioco. Sarà Eusebi che torna indietro su Ortame. Palla sulla sinistra. Ancora il possesso per il Football 8. Eusebi prova ad accelerare. Costretto a rallentare comunque, prova la verticalizzazione alla ricerca di Trevisani, la palla che rimane lì, la conclusione di Moretti che termina fuori di poco. È Stancati che può rimettere in gioco su Tramacere, Tramacere che verticalizza sul numero 9 Angelucci che è chiuso con un fallo, punizione per il Real Granella che dopo lo shock per aver subito il gol dell'1-0 dopo pochissimi minuti, sta piano piano rialzando la testa. Ora il cross cercare Tuzzi. Ortame non riesce a controllare bene. Angelucci prova il sinistro. Palla che rimane su Tramacere. Conclusione deviata in calcio d'angolo. L'angolo battuto su Tramacele che prova il velo. Conclusione di sinistro da parte di Angelucci che termina fuori. Incastrata là. Pompei. In avanti Eusebi. Ancora Eusebi alza la testa. Il suo compagno in difesa va a servire Natalucci. Natalucci cerca lo spazio, lo trova per servire Pompei che può partire sulla destra servendo Moretti. Eusebi palla in avanti verso lo stesso Pompei che non riesce a controllare. Moretti poi riesce a recuperare per un momento la sfera. Poi il passaggio di ritorno verso Pompei è leggermente fuori misura e termina in rimessa laterale per il Real Granella. Sa battuta sul numero 7 Tiziano, ancora Tuzzi. Tuzzi cambia gioco. Può provare a partire Tramacere, ma non ha spazio, è rientrata molto bene la difesa del Football 8. Ora Tuzzi sulla sinistra ha spazio per salire con la sfera. Il tentativo verso il suo compagno, il numero 7 Tiziano, non riesce. Rimessa laterale di cui si incarica Natalucci, andrà in avanti verso Moretti che prende posizione e riesce a girarla sul numero 4 Albanesi che è costretto a tornare indietro. Ancora Albanesi, cambio di gioco verso Natalucci e palla indietro su Pompei, mette fuori la sfera.
Cioè, il portiere, il problema con uno scarpino, laccio slacciato. Quindi Angelucci va a riconsegnare il pallone al Football 8 nei piedi di Ortame, che va a giocare su Eusepi, arretratissimo, a gestire la manovra dei suoi. In avanti su Moretti. Ancora lo scambio, il colpo di petto di Trevisani verso Moretti, che prova la rovesciata, che però termina fuori. Tentato la giocata ad effetto Moretti, ma non è riuscito ad impattare bene la sfera, quindi è stato facilissimo per Stancati controllare la palla che terminasse fuori. Attenzione al pressing proprio di Moretti su De Seta, che però può servire lungo la destra Salvucci, che va in avanti a cercare Angelucci, chiuso, può quindi ripartire Moretti in avanti, appoggia di testa per se stesso e interviene De Seta. Ancora è recuperata dal Football 8 Eusepi su Natalucci. Natalucci prova a partire sulla destra, Natalucci va con il destro, una via di mezzo tra un tiro ed un cross che termina alta. Ora Salvucci va a giocare con Tramacere, Tuzzi. Ora Tuzzi in avanti verso il numero 7, 9 Angelucci, che non riesce a girarsi, è chiuso molto bene da Pompei e riesce anche a conquistare un fallo Pompei. Ora Eusepi giocare sulla sinistra verso Brunetti. Ora Eusepi, il cambio di gioco verso Trevisani, che non riesce ad arrivare sul pallone. Quindi rimessa laterale per il Re a Granella. Salvucci. Poggia palla in avanti, Tramacere prova a saltare Albanesi, non ci riesce, ma conquista comunque una rimessa con le mani. Battuta subito in avanti verso Angelucci, che prova a prendere posizione per girarsi. Riesce a servire il numero 11 Salvucci, che è chiuso dalla difesa del Football 8, che ora può ripartire con Moretti, che va a servire lo stesso Brunetti, che è colui che ha salvato su Salvucci, ma non riesce neanche il contropiede del Real Granella. E ora il Football 8, palla al piede verso Moretti. Moretti con la punta riesce a beffare velocemente Stancati e fa 2-0. Sto chiamando un time out. Dopo il timeout chiamato dal mister del Real Granella, è pronto a riprendere il match con la palla centrata. Sarà Angelucci. Battere probabilmente sul numero 14 De Angeli, che è al nuovo riesordio, se si può dire, in Serie A. La maglia opposta a quella che è stata la sua squadra. Ora Moretti che prova ad andare avanti di forza dopo la doppietta, ma è chiuso in rimessa laterale. Sarà Natalucci a giocare su Eusepi, ancora verso Moretti che è chiuso. Tuzzi sbaglia il passaggio e Tortosa la controlla e fa ripartire Eusepi. Ancora indietro su Brunetti, Pompei, Eusepi. Eusepi torna a giocare su Ortame. Eusepi va in avanti verso Moretti, che si gira, riesce a controllare, ma perché ha commesso fallo. Quindi battuta velocemente su Tiziano, che va a giocare sul numero 11. La palla verso Angelucci, che va con il sinistro. Palla che termina fuori.
la battuta su Pompei, che allarga su Brunetti in avanti verso Albanesi, Natalucci, nero ancora su Brunetti, però è Ortame che la chiama per farla sua e va a giocare su Pompei. Pompei con un brivido, ma riesce comunque a servire il suo compagno in avanti. Tentativo di scambio Natalucci Moretti che non riesce. Tuzzi che interrompe l'azione d'attacco. Chiuso anche con un fallo, calcio di punizione per il Real Granella. Chiede due uomini in barriera Ortame. C'è munizione, due uomini in barriera per Ortame. Sarà Angelucci ad andare con il destro. Angelucci! Angelucci! Con una grandissima punizione calciata magistralmente. Fa 2-1. Quindi 2-1, timeout che ha fatto bene al Real Granella, che è riuscito a rientrare in partita con la grandissima punizione calciata sul palo del portiere di Angelucci. E ora Brunetti, Pompei, riesce a metterla giù, saltare un uomo servendo Tortosa, ancora Pompei, si porta avanti la sfera, Pompei prova la conclusione con il sinistro, palla che termina fuori. Lunghissimo il passaggio di Stancardi a cercare Tiziano. Tuzzi va in avanti su Salvucci. Salvucci che si gira, riesce a girarsi e a prendere lo spazio necessario per servire un compagno. Ma c'è l'ottima chiusura di Eusepi che fa ripartire il contropiede, che non si concretizza. Costretto a tornare ancora una volta indietro su Brunetti. Va a giocare sulla sinistra. Poi Tuzzi fa un velo per far terminare la palla in rimessa dal fondo. Stancati. Andare con le mani in avanti a cercare Salvucci che riesce a metterla giù ma non a controllarla. Palla che torna su Pompei. Un dribbling per liberarsi. E poi il passaggio in direzione di Eusebi. Troppo arretrato e palla che termina in rimessa laterale per il Real Granella. Sembra aver preso nuova linfa vitale. Tuzzi sulla destra. Ora la manovra lungo l'out di testa di Angelucci che non riesce a passare. Commette anche fallo, calcio di punizione. Battuto velocemente su Brunetti. Eusebio, ancora Brunetti. Albanesi, Eusebi riesce a toccarla su Moretti, ma non riesce a controllarla. E Salvucci può girarsi, è in mezzo a quattro uomini, non riesce a passare. Recuperata la sfera da Eusebi, che poi fa un lancio lunghissimo, troppo lungo per il suo compagno Natalucci. Palla che termina fuori. Ancora la rimessa laterale, colpo di testa tentato da Albanesi. Poi Salvucci e la palla al retropassaggio di testa di Pompei su Ortame che gli riconsegna il pallone. Pompei rischia su un passaggio in orizzontale. Ora la sfera in avanti, chiusa la manovra del football 8. Tuzzi poi andava a cercare il suo compagno Salvucci con una palla che termina fuori. Chiamato anche un time out dal mister del football 8. Riprenderà la partita dopo il time out brevissimo con Ortame che va a giocare su Pompei, in avanti verso Albanesi che consegna ancora a Pompei, ma la manda fuori, rimessa laterale per il Real Granella. Tiziano su Angelucci, ancora Tiziano appoggia De Seta, prova un destro e per poco non diventa un passaggio per il numero 18. Fattori. Ora tentativo di De Seta che non riesce, palla in rimessa laterale
per Tortosa, che va in avanti sul numero 10 di Rossi, ancora Tortosa, Eusebi, Rossi non riesce a passare, De Angeli conquista il pallone, fa partire Tiziano che prova a servire Fattori, che guadagna un calcio d'angolo. Calcio d'angolo di cui si incaricherà la battuta lo stesso Angelucci. In mezzo, ribattuto. Laterale, battuta su De Angeli, che non riesce a girarsi. Ma serviva un compagno, il suo tentativo termina in rimessa dal fondo, battuta da Ortame su Brunetti, che va in avanti a cercare Rossi. Rossi guadagna una rimessa laterale, Tortosa su Eusebi, Eusebi in avanti, troppo alta per Rossi, la fa sua, Stancati. Ancora possesso della palla per il Real Granella, sulla destra va in avanti a cercare ancora Fattori, che è chiuso da Eusebi, da Albanesi, che va anche in scivolata. Poi il tentativo a cercare Rossi, che non riesce, la girata da parte di Tuzzi, e Albanesi che la fa sua, e serve Brunetti. Brunetti ancora su Eusebi, Pompei, Pompei ha spazio per salire, Pompei ha spazio per provare il destro, ci mette le mani Stancati. Real Granella che va in avanti, chiuso, e recupera ancora Albanesi, che appoggia sull'onnipresente Eusebi, che tenta una conclusione da centrocampo deviata in calcio d'angolo. Calcio d'angolo di cui si incaricherà la battuta a Tortosa, momento in area di rigore, momento anche fuori, riesce ad arrivare la sfera a Natalucci, che se la porta sul destro. Passaggio troppo potente per Pompei, che non può controllarlo. Rimessa dal fondo, Tuzzi va a salire sulla sinistra e a servire in avanti Angelucci. Poggia sulla sinistra ancora Angelucci con il sinistro, Ortame dice di no. Calcio d'angolo, tutto palla che arriva in avanti su Rossi, che fa partire Eusebi, trova una conclusione, spinge sulla destra. Ora Real Granella con un lancio lunghissimo a cercare Tiziano, il colpo di testa di Pompei, che poi prova anche a partire sulla destra giocando su Eusebi, che va su Rossi. Rossi appoggia dietro su Albanesi, che serve Pompei, palla che rimane lì, e Tortosa fa 3-1 a coronamento della bellissima azione di squadra del Football 8. Due minuti di recupero comandati dal direttore di gara. Va a giocare subito indietro Angelucci sul numero 16 De Seta, ancora sulla destra Fattori, non riesce a controllarla, e De Angeli poi che va a servire sulla sinistra Tuzzi, ancora verso Tiziano che prova ad accentrarsi, serve Angelucci che va con il destro, Ortame si distende, sfera che rimane ancora lì su Tiziano, poi la girata e ancora Ortame a dire di no. Palla ora lunghissima, cercare Rossi, poi c'è il servizio su Natalucci che va con il destro a cambiare gioco proprio in direzione di Rossi, c'è la chiusura difensiva di Alesse. Rossi si cerca spazio, riesce però a guadagnare comunque una rimessa con le mani, palla che arriva da Tortosa su Eusebi, tiro ribattuto dal suo compagno di squadra, ora Tortosa si porta la sfera sul sinistro, Tortosa
chiusura di fattori. Tortosa, cross al centro da Raso Yaba verso Rossi, che prova la girata e palla che termina alta. Stancati. Angelucci. Ancora Angelucci messo giù. Un fallo da dietro di Eusebi, calcio di punizione. Quindi calcio di punizione per il Real Granella con l'occasione proprio sullo scadere del primo tempo di portarsi quantomeno sul 3-2. Palla che va a cercare Fattori che è chiuso in uscita. Fattori prova il destro, ribattuto, ma è ancora lì la palla. Il rischio per Eusebi di fare un autogol quando arriva il duplice fischio dell'arbitro che manda le squadre al riposo. È pronto a riprendere il match con il risultato di 3-1 per il Football 8 Roma Nord. E ora il Real Granella che darà il via a questa ripresa del gioco. Prova subito la conclusione verso Ortame, il tiro di Angelucci che termina fuori. Ora Ortame va sulla destra. La testa il numero 3 Pompei in avanti sulla sinistra il Real Granella. Tuzzi che va a giocare sulla destra, palla lunga in avanti in direzione del numero 18 Fattori. Ancora Alesse che va a giocare su Stancati, palla sulla sinistra. Passaggio in avanti di De Angeli che è chiuso. Ora lancio lunghissimo di Eusebi a cercare Rossi. Ancora Rossi, cambio di gioco. Chiusura di Fattori. Tenta il pressing in solitaria al numero 11 Tortosa. Ora palla lunghissima a cercare proprio De Angeli che si gira. Prova il pallonetto De Angeli che fa un gol bellissimo per il gol che accorcia le distanze 3-2. Rossi, ora la partita che si riapre con il Real Granella che torna sotto di un solo gol. De Angeli in avanti, c'è la chiusura su Salvucci che guadagna una rimessa laterale. Battuta a cercare Tiziano, chiuso. E ora Brunetti. Brunetti prova a saltare, a salire, va a servire Tortosa che torna indietro su Rossi. Alza la testa, l'1-2, la palla che rimane ancora lì sui piedi di Eusebi. Va sulla sinistra, proprio su Tortosa, palla al centro, cercare il taglio di Eusebi. Poi la conclusione di Ricci, ribattuta in calcio d'angolo. Sarà lo stesso Ricci ad incaricarsi della battuta. Ricci in area di rigore, palla che attraversa tutta l'area, non esce il portiere. Poi può far ripartire l'azione il Real Granella, ma è Tortosa di testa che riesce a servire Ricci che con un tunnel poi è chiuso dal fallo di ostruzione di De Angeli.
Due uomini sul punto di battuta, come due uomini che ha messo in barriera stancati. Varrici con il destro. Salvataggio di Tuzzi. Sarà nuovamente calcio d'angolo, sarà nuovamente Ricci ad andare alla battuta. Ricci va in mezzo, palla bassa a cercare Rossi, che termina nuovamente in calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo nel giro di un minuto e mezzo circa per il Football 8. Palla in mezzo, Tortosa non ci riesce ad arrivare con la testa, ma poi può servire indietro comunque Brunetti, che va a giocare sulla destra su Nataluccio. Ancora Brunetti in avanti su Ricci, che va a giocare con Tortosa. Tortosa porta sfera sul sinistro, cross però dove non c'è nessuno, solo maglie bianche che possono ora ripartire senza grande pressing. Tuzzi che va in avanti, il passaggio a cercare il numero 11 che è chiuso dalla difesa. Pompei, Ricci, Tortosa, ora sulla sinistra, scivolata, c'è un fallo, calcio di punizione. Battere sarà Ricci che va a giocare su Natalucci, che riesce ad arrivare sul pallone, giocare indietro su Eusebi, che va ancora su Tortosa. Eusebi in avanti, chiuso dal numero 11 Salvucci, ma ancora la palla nei piedi di Eusebi, del regista. In avanti, palla su Tortosa, non riesce però a metterla al centro. Può ripartire il Real Granella, protesta per un fallo, ma poi Angelucci prende comunque la sfera, tira, palla che termina fuori. Munito nel frattempo Fattori per proteste. Sarà calcio d'angolo, è stata una deviazione sul tiro di Angelucci. Angelucci andare con il destro fuori verso il numero 16 De Seta, che spara la palla fuori dal campo. Ortame va a giocare sulla destra sul numero 3 Pompei. Va a cercare Natalucci, divieta la palla in rimessa laterale. Natalucci su Ricci. Ricci cerca spazio e va a giocare su Natalucci, che riesce a tenerla in campo e può appoggiare su Rossi, che torna su Natalucci. Passaggio di ritorno verso Ricci è chiuso da una scivolata di De Seta, che concede comunque una rimessa laterale, ma sulla tre quarti difensiva per il Football 8, che è costretto a ricominciare da Brunetti. Brunetti si gira e va ancora sul suo compagno di difesa, il numero 3 Pompei. Alza la testa, va a giocare su Ricci, fortunato nel rimpallo. Poi Rossi non può controllarla. È Tortosa che alla fine la fa sua e fa ripartire il gioco del Football 8. Eusebi all'indietro, ancora su Brunetti. Scambi veloci, la ricerca comunque dello spazio per riallungare le distanze. Passaggio molto rischioso, infatti è intercettato per un solo momento. Poi la pressione di De Seta su Tortosa, scivola anche. Tortosa agevolmente può giocarla indietro. E ancora Eusebi che alza la testa e va a giocare sulla destra verso Brunetti, che ricomincia ancora su Eusebi. Palla lunga, filtrante su Natalucci, che cade a terra. Per l'arbitro non è fallo e quindi il Real Granella può ripartire in avanti. Lo scambio, il tentativo veloce su Tramacere, che si gira e può giocare all'indietro su Fattori. Ancora il cross, proteste ancora anche questa volta per i direttori di gara. Non c'è stato il tocco di mano, quantomeno comunque il fallo. Ora Tramacere che va a giocare ancora su De Seta.
prova il cambio di gioco verso il numero 11 Salvucci, che non riesce. Palla ora in avanti. Cerca di girarsi il numero 9 Angelucci. Alla fine si gira e viene anche messo giù. Calcio di punizione per il Real Granella. Chiede ai quattro uomini Ortame da mettere in barriera per non essere beffato nuovamente sul calcio di punizione, come già è successo nel primo tempo. Questa volta certo il gol sarebbe molto più pesante, perché potrebbe il Real Granella, risultato di parità, sarà ancora una volta Angelucci ad andare con il destro. Ancora una volta si ripropone il duello Angelucci-Ortame. Parte Angelucci con il destro, palla che si spenge alta, non di molto. Ortame può rigiocare subito su Eusepi. Eusepi alza la testa, lancia lungo verso Tortosa, che la mette giù, non riesce, poi commette anche fallo. Ora in avanti verso Fattori. Ortame esce e la fa sua in presa bassa e va a rigiocare proprio su Tortosa, sulla sinistra Ricci. Eusepi in avanti, gira Rossi, tentativo verso Natalucci che non riesce e può ripartire Real Granella lungo la fascia sinistra. La conclusione che si spinge sul fondo. Conclusione cercata da Tuzzi. Ora Pompei, Brunetti, ora Pompei in avanti su Trevisani, rientrato in campo, poi Tortosa, c'è il tentativo di pressing di Trevisani sul portiere, riesce a recuperare la Trevisani, entra in area di rigore Trevisani fa 4-2, caparbiamente riesce a recuperare il pallone dai piedi distancati e poi è facile appoggiarla in rete. Ora il Real Granella che si trova nuovamente due gol sotto è costretto ancora a inseguire Tramacere, va a giocare sul suo compagno e va a cercare in avanti Fattori, troppo lunga, fa buona guardia a Brunetti. Quindi calcio, rimessa dal fondo per Ortame che va ancora una volta su Brunetti. Ricci alza la testa, ancora Ricci prova a partire a servire Eusebi che serve, quantomeno prova a servire Rossi. Recuperata la palla dal Real Granella con Fattori, porta la sfera sul sinistro, va a allargare su Tramacere, cerca ancora una volta Salvucci che si gira, chiuso però da un fallo, calcio di punizione. Ancora punizione quindi per il Real Granella. Sarà ancora Angelucci a cercare la via del gol. Tre uomini in barriera per Ortame. Tutto pronto in attesa del fischio dell'arbitro. Andrà Angelucci con il destro. Parte con il destro. Ortame ci mette le mani e devia in calcio d'angolo.
Calcio d'angolo battuto al centro a cercare Tuzzi, colpo di testa, palla che termina in rimessa laterale nelle mani del numero 13 Alesse, che va a cercare un suo compagno. Tortosa ci mette la testa, ma va a servire comunque Tramacere. Poi Ricci non riesce nel controllo. Tramacere, un nuovo fischio, un fallo di mano. Punizione che ha Tramacere, che va con il sinistro, palla che termina alta. Time out chiamato dal pronto a riprendere il match. Quando mancano ormai poco più circa di 10 minuti, con il risultato di 4-2 per il Football Eitor, la palla lunghissima di Brunetti, che va a cercare il rientrato Moretti. Ancora Real Granella con Tramacere, che va a giocare sulla sinistra verso Tuzzi. Tuzzi porta la sfera sul sinistro, cerca il cross, c'è stata la deviazione. Sarà quindi calcio d'angolo per il Real Granella. C'è un calcio d'angolo di cui si incaricherà la battuta il solito Angelucci. Va con il destro a cercare direttamente la porta. Ci ha messo la mano Ortame. Quindi ancora una volta calcio d'angolo. E ancora una volta sarà Angelucci per il secondo angolo consecutivo. Movimento in area di rigore. La palla è fuori verso Tramacere, che non riesce però a coordinarsi perfettamente, ma guadagna comunque una rimessa con le mani. Palla a cercare Tuzzi, che prova la girata. Protestano per un fallo che non viene ravvisato dai direttori di gara. Tortosa con le mani indietro su Brunetti. Scambio con Eusebi, ancora Brunetti. Eusebi. Palla lunga per Tortosa, però non riesce comunque a controllarla, se non per poco e se non fosse stato per la scivolata provvidenziale di De Seta. Ora Tramacere in avanti, palla deviata. Ancora rimessa laterale nelle mani di De Seta, che alza la testa e va in avanti a cercare ancora Tramacere, che non riesce però a controllare il pallone. E Tortosa va a servire Eusebi, ancora su Ricci. Pompei, ancora Tortosa. Chiuso e recuperata la sfera da Tiziano. Ora il pressing di Tortosa, che non si concretizza, e palla in avanti. Recupera quindi il pallone la difesa del Football 8. Eusebi, Tortosa, palla sulla destra. Ora in avanti a cercare Trevisani. Troppo lungo il passaggio di Eusebi. Sarà quindi rimessa laterale per il Real Granella nelle mani di Tuzzi, che va a cercare De Seta. Tramacere non riesce a girarsi, torna indietro, la pressione di Moretti che gli permette di recuperare il pallone, poi scivola e Real Granella può ripartire in avanti su Angelucci. Chiuso da Tortosa, il servizio ancora per Tortosa da parte di Borrelli. Brunetti in avanti, dove però ci sono solo maglie bianche, nella figura del capitano del Real Granella Tuzzi, che è chiuso con un fallo da Eusebi. Punizione. Ancora un calcio di punizione per il Real Granella.
A battere sarà ancora Angelucci e ancora tre uomini in barriera per Ortame, a evidenziare comunque la pericolosità del destro di Angelucci che si infrange però sulla barriera. Angelucci sulla sinistra. Ortame Eusebi. Ora Eusebi in avanti su Trevisani, che prova a girarsi, a servire ancora indietro Eusebi. Cambia gioco verso Moretti, che di petto va a servire Natalucci. Ancora per Moretti! Palla che termina di poco alta. Che occasione per il Football 8. Bellissimo anche il servizio. L'assist di petto di Natalucci. Palla lunga ora di Tramacere. Non riesce Angelucci, recupera il pallone. Angelucci prova a portarsi il pallone sul destro. Poggia di tacco dietro sul suo compagno. Palla che però termina fuori il tiro in rimessa dal fondo. Ortame in avanti verso Natalucci, che è completamente solo. Però non riesce a saltare un altro uomo. Ancora Natalucci però sulla pressione. Il secondo gol che viene da un pressing per il Football 8. 5-2. Il Football 8, che quando mancano poco più di 5 minuti al termine del match, è sempre più vicino a portarsi a casa i primi 3 punti del suo campionato. Ora indietro Tramacere, ora che prova a tutti i costi a portare più vicini Real Granella. Ormai tre gol di svantaggio sembrano un ostacolo insormontabile, anche se la conclusione di Tramacere l'ha provata comunque. Ortame in due tempi gli ha detto di no. Ora Trevisani in avanti a cercare Ricci. Ricci che prova a saltare un uomo, poi Tiziano con un tunnel su Moretti. La pressione di Trevisani su Tuzzi, che concede però una rimessa laterale, posizione difensiva per il Real Granella. Ancora Tramacere non riesce a servire il suo compagno, e Moretti che ne approfitta e fa 6-2, tripletta di Moretti. Tre punti ormai considerabili messi in cassaforte per il Football 8. De Angeli recupera il pallone ancora però la difesa del Football 8. Ora il Real Granella deve fare attenzione a non aprirsi troppo, a non deconcentrarsi per non rischiare di subire un passivo ancora più maggiore. Palla di Trevisani indietro su Brunetti verso Ricci, due uomini su di lui. Arriva anche il terzo, commette però fallo, punizione. Ricci va a giocare indietro su Brunetti. Palla sulla destra in avanti verso Trevisani, che riesce a metterla giù con il sinistro. Raddoppio, cade a terra, non c'è fallo per il direttore di gara. Poi prova la ripartenza De Seta, che non riesce, e Natalucci tenta una conclusione che però è stata deviata in calcio d'angolo. Calcio d'angolo quindi per il Football 8, con Ricci che andrà sul pallone in mezzo, colpo di testa di De Angeli a mettere fuori. Palla al centro ancora. C'è un fischio perché ha commesso fallo Moretti, calcio di punizione. Velocemente da Stancati sulla sinistra, ancora il possesso palla tentato De Angeli, però non riesce nel passaggio di ritorno su Greco e regala così una rimessa laterale a Natalucci su Ricci, che di tacco
va a servire il suo compagno albanesi. Era Brunetti, albanesi ancora. Borrelli, prova a partire Borrelli. Non riesce, palla che arriva comunque a Moretti, che può appoggiare sulla destra a Ricci. C'è il fallo proprio su Ricci, arriva anche il cartellino giallo. Quindi punizione, sarà Ricci e 2 minuti da ora al termine di questo match. Toccata da Natalucci su Ricci che va a giocare verso Albanesi, sulla sinistra, ancora Albanesi ha spazio per cercare un suo compagno, infatti trova Trevisani che prova a saltare un uomo, è messo giù con un fallo precedentemente, calcio di punizione per il Football 8. Natalucci gioca velocemente sul numero 5, Borrelli che va con il destro e palla che si spinge di poco a lato. Battuta velocemente dal Real Granella in avanti su Tiziano che torna indietro ma sbaglia il passaggio e la recupera ancora una volta Moretti chiuso a sua volta e ora De Angeli che va in avanti. Tiziano con il destro ci mette il piede greco e fa 3 a 2. Sì, 3 a 6. Era freddore, mi sono fumato. C'è proprio rincoglione questa. Quindi è 6 a 3 il punteggio al momento del triplice fischio arbitrale, non 3 a 2 come era stato detto precedentemente.